Prova, prova. Funziona il microfono? Let's go, baby. Sì, sono tornato. L'ho detto forse un pochino di volte, forse troppe anche, che sono tornato, poi mi fermavo e così via, ma dovete capirmi, questi 6 mesi da quando ho lasciato, diciamo, la scena professionistica di Call of Duty sono stati veramente difficili per me. Per chi mi avesse seguito in questo periodo, sto cercando di diventare un giocatore professionista di Overwatch, titolo per PC di Blizzard, e ragazzi è difficilissimo per me, dovete capire, passare da console, in questo caso da utilizzare un controller a utilizzare mouse e tastiera, il fatto che si gioca in 6, il fatto che si può cambiare personaggi, quindi abilità, quello che possono fare a seconda delle mappe, della composizione avversaria, dei counter, delle sinergie, sono tantissime cose, è difficilissimo. È difficilissimo anche ovviamente giocare su PC e tantissime altre cose, specialmente la comunicazione, ma ho dei compagni di squadra fantastici, mi ha accolto anche la community di Overwatch a braccia aperte. Ragazzi, mi sto impegnando tanto per recuperare questi giocatori, per cercare di arrivare al loro livello, di superarli, di diventare il migliore. E ci posso riuscire con la mia dedizione, con gli allenamenti, con i consigli dei giocatori più esperti e più forti, specialmente con il tempo, e non devo correre soprattutto, ma soprattutto con il vostro supporto, perché anche su Call of Duty mi avete aiutato anche voi ragazzi a diventare il migliore, a essere il primo, a cercare di impegnarmi sempre di più, di raggiungere degli obiettivi altissimi, e spero che mi accompagnerete in questa avventura per qualcosa di importantissimo. Sto parlando dell'Overwatch League, ragazzi. Vi lascio a questo video sperando che mamma Blizzard non mi mandi lo strike al canale, ma vi dico, guardate questo video, ragazzi, e poi vi spiegherò qualcosina pure io. Soldati, scienziati, avventurieri, fenomeni. Oltre 20 milioni di giocatori si sono schierati in prima linea. Ora c'è un trampolino di lancio per il meglio che Overwatch ha da offrire. Blizzard Entertainment è orgogliosa di presentare la Overwatch League. Una lega di eSport di portata mondiale creata per celebrare i giocatori migliori nel loro percorso verso la gloria. La nostra grande esperienza nel campo degli eSport, ispirata ai più celebrati sport tradizionali, ci ha aiutato a sviluppare la struttura della Overwatch League. L'obiettivo è creare la miglior lega mondiale di eSport, in cui squadre e giocatori possano crescere per gli anni a venire e i fan scoprire i talenti per cui tifare. Vediamo di che si tratta. Ogni squadra nella Overwatch League rappresenterà una capitale mondiale. Abbiamo intenzione di espandere la Lega nel tempo, includendo altre squadre provenienti dalle regioni Americhe, Europa, Cina, Corea e Asia Pacifica. Una Lega globale futura che darà ai fan in ogni angolo del mondo una propria squadra di casa per cui tifare e la possibilità di assistere a partite di Overwatch di altissimo livello. I proprietari delle squadre avranno un ruolo attivo nello sviluppo dei loro giocatori, della struttura interna e dei ruoli. I giocatori che fanno parte della Lega possono diventare i più decorati professionisti di Overwatch del mondo, se proprietari e membri si dividono i proventi generati dalla Lega. La stabilità è un fattore chiave affinché ciò accada, quindi una volta accettata, la squadra avrà un posto garantito nella Lega. La stabilità di una squadra è importante, almeno quanto quella dei giocatori che la compongono, e ogni giocatore avrà un contratto che prevede compensi e benefici. Prima che inizi la stagione di gioco, la Overwatch League inizierà le selezioni. I giocatori avranno la possibilità di dimostrare il loro valore, le loro storie saranno raccontate dai contenuti editoriali che evidenzieranno l'ascesa delle star di domani. Le selezioni faranno in modo che tutte le squadre possano conoscere e contattare i giocatori migliori di ogni regione. Dopo le selezioni ci sarà un periodo nel quale verranno finalizzate le formazioni. Una volta stabilita la composizione delle squadre, la stagione regolare inizierà con tornei locali giocati online di fronte a un pubblico in studio. Alla fine della stagione regolare, le squadre migliori si affronteranno in playoff disputati dal vivo. Per accedere a contenuti esclusivi e informazioni su giocatori e squadre, ci sarà un sito web costantemente aggiornato. Un portale online su cui guardare video e consultare profili dei giocatori, statistiche, calendari e molto altro.
La nostra missione è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare dei professionisti. Alti piazzamenti nelle modalità competitive, affinamento delle proprie capacità nelle leghe online e risultati positivi negli eventi di terze parti sono tutti ottimi metodi a disposizione degli aspiranti professionisti per ricevere un invito a giocare nella Lega. La nostra speranza è quella di far sì che la Overwatch League possa creare un percorso professionistico aperto a tutti i giocatori competitivi. Il mondo ha sempre bisogno di eroi e di fan che li sostengano nella Overwatch League. Siete con noi? Avete visto che roba? Bene, per chi non l'avesse capito, l'Overwatch League è una lega professionistica in cui tutti i giocatori che fanno anche partite solamente classificate possono partecipare, possono entrare. I criteri di selezione sono un pochino vari, ancora non è stato determinato come, ma più o meno si sa che il modo per essere selezionati è essere uno dei migliori giocatori ovviamente in ranked, raggiungere obiettivi nei tornei LAN, in questo caso in giro per il mondo, nella propria nazione, e in più essere una personalità. Sono questi qui gli elementi chiave, dove poi i giocatori voleranno a quelli che sono gli Overwatch Combine delle sorti di scrutini o provini, dove ci saranno i talent scout delle varie squadre per formare poi le varie squadre nei vari continenti. Ma queste squadre cosa sono? Non esisteranno più le squadre come possono essere gli NXG o i Liquid o gli Idomina e così via. Saranno le squadre delle città, come la squadra di Milano ad esempio, la squadra di Roma. E dentro a questo campionato ci sono tantissime squadre sportive dello sport, dell'NBA, del football americano, del calcio europeo e personalità singole dello sport come Serena Williams, che tra l'altro c'è nel featuring del video che avete visto, e tantissimi altri personaggi della musica, tantissimi investitori. Perché l'Overwatch League si vuole competere con gli LCS? Vuole dare l'opportunità a qualsiasi giocatore di poter entrare e farne parte, di poter dimostrare quello che è, perché ci sono tantissimi giocatori forti che non hanno la fortuna, perché magari non hanno una squadra, perché è difficile trovarla. In più verrete stipendiati per giocare, avrete la vostra casa con la vostra squadra, sarete seguiti, sarà un qualcosa di professionale di mai visto. È un progetto enorme e lo vedremo solamente per la primavera, in questo caso la sua realizzazione o gli inizi. E ragazzi, io sto dando tutto me stesso, da maggio, da quando è uscito Overwatch, da quando sono passato a PC, sto dando tutto me stesso, sto veramente dando la priorità ad Overwatch, sto utilizzando tutto il tempo che posso, sto spremendo ogni singolo minuto secondo per diventare più forte, perché sì, sto giocando su PC, non utilizzo in questo caso un controller, in cui ero un mago magari all'inizio, con la presa a claw, con i miei modi di giocare, gli allenamenti. Sto giocando con mouse e tastiera, è tutto un altro mondo, completamente un altro mondo, ma so che con la mia dedizione, con la mia passione ci posso arrivare, posso arrivare in quel punto, posso entrare nell'Overwatch League. Mi sto dedicando tantissimo, sto utilizzando tantissimo ogni giorno, sia in ranked, nelle partite classificate, sia nei tornei, sia nelle scrim, negli allenamenti. E qualche piccolo risultato l'ho già ottenuto da qui a 6 mesi. Il mio primo risultato, beh, qualcuno l'ha già visto nei social, la vittoria del torneo di Face It al Milan Games Week. E non solo, sono entrato ora nella seconda stagione delle ranked, nella top 500 europea verso la fine season, che è una delle cose più difficili, perché a fine season ovviamente il gap per entrare all'interno del rank della top 500 europea è veramente alto, specialmente per me che conosco pochissime persone qui su PC, questa è la verità, non conosco tantissimi giocatori, quindi specialmente per quello, giocando da solo, perché tante volte le persone ovviamente non si fidano delle mie capacità e hanno tutto il dovere di dubitare di me stesso, ho giocato praticamente il 90% delle partite da solo, da support, che è il ruolo che sto facendo, che mi piace effettivamente. Non lo so perché, ma mi piace essere, diciamo, quel vocal leader all'interno della squadra, di direzionare le cose, di gestire un pochino i fight, i team fight, la gestione delle ulti e tantissime altre cose, di sfruttare quindi la mia comunicazione, il mio cervello allenato a Call of Duty, un gioco molto veloce. E sono felicissimo di questi due obiettivi che sto raggiungendo e devo ringraziare anche tutti voi ragazzi per il supporto che mi state dando da quando ho cambiato gioco e da quando sto provando questa nuova avventura veramente, ma veramente difficile. Molti di voi magari non l'hanno presa bene questa cosa, ma io cercavo una nuova sfida, cercavo qualcosa di più grande e qualcosa che mi appagasse veramente, qualcosa che amassi fare. E io amo competere, io amo le sport in tutte le sue forme, come avete visto
raramente sono riuscito a stare senza giocare competitivo o fare sport, e ora sto dando il massimo per arrivare lì. E so che non è solo grazie a me o comunque alla mia motivazione, alla mia bravura, se magari riuscirò ad avere quella skill più avanti. Però in questi 6 mesi ci sono state molte persone che mi hanno supportato, come i miei compagni di squadra, personalità di Overwatch, e allo stesso tempo anche magari la mia famiglia, quelli che sono i ragazzi dell'ufficio in cui lavoro, la mia ragazza soprattutto. Ed è, ragazzi, difficile, perché è come iniziare da zero. E io sto veramente dando il 100%. Ogni errore me lo segno come se fosse una cicatrice per non ripeterlo più. Ed è veramente difficile per me, ma mi sto impegnando. Ho già raggiunto questi 2 risultati. Voglio andare oltre. Voglio essere lì all'Overwatch League. Voglio essere uno dei migliori support italiani, se non il migliore. E ci arriverò prima o poi. E per questo vi dico, capitemi. Capite il perché sto facendo questo, perché amo le sport. Guardatemi negli occhi come io sto guardando voi attraverso la videocamera, attraverso questa cam. Guardatemi e capite quello che sto facendo, perché amo competere e cosa sto facendo. Per questo, ragazzi, voglio iniziare a portare più Overwatch, per questo voglio farvi capire cos'è questo gioco per me, perché mi appassiona così tanto, cos'ha di così bello che mi ha così coinvolto a cambiare gioco, così a passare proprio da console, dove comunque ho la possibilità di giocare in determinati team, ad andare a giocare su PC, a partire da zero. Io voglio che voi viviate con me questa esperienza, voglio che voi viviate questa esperienza che parte ora, dopo aver raggiunto questi 2 obiettivi, il Milan Games Week, la vittoria del torneo, la top 500 nella seconda stagione, e che vada oltre, all'Overwatch League, sempre più avanti. E voglio che voi siate parte di tutto questo. Voglio farvi capire cosa vuol dire andare in LAN, cosa sono gli allenamenti, cosa vuol dire stare in una gaming house, cos'è un bootcamp, tutte queste cose. Perché io darò più del 100%. Darò più di quello che ho dato su COD in questo momento, perché sto partendo da zero, devo recuperare tutti, devo essere più bravo di tutti, di gente che gioca da anni, di gente che gioca dalla beta. Devo dare il massimo, devo dare tutto a me stesso, e lo farò. Ed è per questo che ho bisogno anche di voi e del vostro supporto, come mi avete motivato su Call of Duty, in tutto il tempo che ho passato all'interno della scena di God Esports. E vi ringrazio per quelli che sono rimasti, per i nuovi che sono arrivati. E ringrazio comunque tutta la community di Overwatch per il supporto che mi sta dando, per tutti quei volti che mi stanno dando una mano, che mi stanno aiutando a diventare un giocatore sempre più forte. Perché non potrei farlo da solo, è veramente difficile recuperare, specialmente in un così breve lasso di tempo. Diventerò il migliore, questa è una promessa, ma ci vorrà tempo. Io lo so benissimo, sono passati a malapena 6 mesi, non siamo neanche 6 mesi dall'uscita di Overwatch e da quando ho impugnato mouse e tastiera e giocarci ogni giorno. E cosa vuol dire questo? Che datemi altri 6 mesi. Guardate tra 6 mesi dove sarò, come sarò, rispetto ad ora. Perché ora sono in streaming per chi mi vuole vedere, diventerò più forte, lo farò per chi mi supporta, per chi mi ha sempre dato una mano. Lo farò per far vedere che noi consolari alla fine siamo bravi giocatori. No, è la testa che fa la differenza. La skill è una cosa che si può coltivare, ma è la testa che fa la differenza. E vi voglio far vedere questo, voglio dimostrarlo a tutti. Per me è una grandissima sfida. Voglio diventare il migliore e ci riuscirò. Perché voglio farlo, perché questo è il mio obiettivo, essere positivi. Capire che dalle sconfitte derivano grandi vittorie se uno ci lavora sopra. Non si può sempre vincere, perché se esiste la sconfitta esiste la vittoria. Un po' il bianco e il nero, lo yin e lo yang e così via. Io, ragazzi, vi ringrazio di tutto. Spero mi supporterete in questo progetto su Overwatch. Spero che veniate in streaming a vedermi. Spero che veramente partecipiate a quello che sto facendo su Overwatch, che mi seguiate in streaming, che vediate i video, quello che farò. Cercherò di approfondire, tra l'altro, la parte che c'è dietro al player, non solo la parte di vedere quello che gioco e che faccio, ma anche dietro gli allenamenti, quando si sta tutti assieme a una LAN. Voglio farvi vedere la vita, le competizioni a livelli stratosferici. Assieme ci arriveremo, assieme arriveremo al Combine, assieme andremo oltre. Magari non sarà quest'anno, magari sarà lo scivolone, può succedere, mi metterò l'anima in pace. E quello sarà un modo per lavorare ancora più duro per il prossimo anno. Spero mi supporterete in tutto questo. Questo video, sì, pare come gli altri che ho fatto, ma se da qui a 6 mesi, ragazzi, sono sparito, ho fatto meno streaming, ho fatto meno video, è perché ho dato tutto quello che potevo per diventare più forte, per meritarmi il posto all'interno di questa squadra, per diventare più forte. E continuerò così. Ma non voglio lasciare YouTube e Twitch, voglio continuare a fare, penso che siano degli strumenti grandissimi per comunicare con l'esport. Quindi, niente, spero mi seguiate in questo percorso, una nuova avventura inizia qui, Power 2016, spero che ci siate tutti,
Io vi saluto, baby. Ci becchiamo in streaming ora. Let's go!